Nel corso del suo secondo incontro palermitano con i colleghi dell'ANCI Sicilia, il sindaco di Acate Franco Raffo ha reiterato la proposta di inserire al primo punto nell'agenda dei lavori le problematiche legate alle gravi difficoltà economiche che stanno vivendo i comuni siciliani. Raffo ha quindi rimarcato ancora una volta come ci voglia un intervento forte da parte del Ministero delle Finanze, perché conceda subito ai comuni liquidità finanziaria tramite la cassa depositi e prestiti necessaria per far fronte agli stipendi, al saldo delle fatture dei tanti fornitori di servizi, i quali minacciano di bloccare tutto. Non possiamo mollare o distrarci, ha rimarcato il primo cittadino, data la gravità della situazione, per cui sarà una corsa contro il tempo, in quanto si tratterà di agire prendendo come unità di misura i giorni e non i mesi. Raffo ha inoltre incontrato sempre a Palermo alcuni responsabili dell'assessorato regionale all'energia, per cui ha esposto la sua strategia sui rifiuti urbani e il convincimento che solo facendo dei rifiuti una risorsa si potranno risollevare i bilanci comunali, ridurre le spese e tagliare le tasse, quindi ridurre anche le spese esose relative ai consumi di energia elettrica. Infine Raffo ha incontrato anche alcuni funzionari dell'assessorato alla famiglia. Si è parlato dell'asilo nido di via Agrigento e dei finanziamenti relativi che occorrono per rendere pienamente fruibile la struttura.